Uè ragazzi e bentornati! Oggi andremo a vedere le perk sulle mie trappole. Allora, come tutti voi ben saprete, le trappole sono una parte fondamentale del gioco. Vi ricordo che Salva il Mondo non è solo uno sparatutto, ma prima di essere uno sparatutto è un gioco strategico, ovvero un gioco di strategia, in cui sono state implementate le armi. Quindi attenzione, cosa significa? Che in questo gioco abbiamo una vasta varietà di trappole, vasta tra molte virgolette, in quanto tutta la community si aspetta molte più trappole da poter utilizzare. Però sta di fatto che Salva il Mondo è un gioco che va giocato strategicamente. Ciò non significa che usare le armi è sbagliato, assolutamente no, però è giusto per ricordarvi che su Salva il Mondo dobbiamo adottare una certa strategia. Quindi, come ho percato le mie trappole? Andiamo subito a vederle. Innanzitutto gli aculei a muro, che non ho full percato perché, come tutti voi ben saprete raga, io ho un fratello che gioca anche lui a Salva il Mondo e ciò che si potenzia lui, io diciamo che non gli do la priorità. Per il momento questi aculei a muro io vi posso garantire che sono percati così, comunque tutte perk di danno semplicissime, e guarisce la costruzione collegata per fare la torre FK in sostanza, no? Per fare quella torretta FK è importante che gli aculei abbiano questa perk. Passiamo agli aculei da terra. Gli aculei di legno terra invece, come vedete, sono percati con 4 perk di danno anche loro e guarisce la costruzione collegata del 4,8%, perché tanto non abbiamo bisogno né di durevolezza né comunque di giocare strategicamente con questi aculei di legno. Comunque con questa perk metti caso che in quelle che sono le endurance tipo il tornado che danneggia, piuttosto che magari una bombola che esplode casualmente, con questa perk so che comunque la struttura riprenderà la vita da sé. Tanto vi ripeto, non abbiamo bisogno della perk di durevolezza alla fine. Innanzitutto questa trappola deve soltanto rallentare, raga. Questa trappola non è fatta per danneggiare, ma quanto più per rallentare. Ricordatevi che oltre la lunghezza del pavimento in cui mettete appunto la trappola, lo zombie verrà rallentato per un altro mezzo tile, quindi verrà rallentato per un totale di un tiles e mezzo. Poi abbiamo gli aculei retrattili a terra. Questa trappola io vi consiglio particolarmente di percarla in questo modo se vorrete utilizzarla, in quanto appunto come vedete arriva una probabilità colpo critico del 50%. E diciamo che non abbiamo bisogno di tante perk di ricarica, in quanto questa trappola la andremo a utilizzare in sostanza dentro i tunnel, magari tipo tra un aculeo e l'altro, magari nelle stanze perdi tempo, possono andare bene, eccetera eccetera. Insomma, non vanno messe proprio all'inizio del tunnel, dove ci passano mille zombie, dove comunque una trappola deve continuare a ricaricare perché ci passano davvero tanti zombie, in sostanza. Spero abbiate colto il mio concetto. La bordata. La bordata è una trappola che veramente potete percarla in qualsiasi maniera. Potete decidere di togliere la velocità di ricarica e metterle un'altra perk di danno, ma in questo caso per avere una trappola unica e fissa che vada bene per tutte le strutture, io vi consiglio sempre questo set di percaggio, ma su tutte le trappole che non sapete come percare. Livello critico, danni critici, danni, velocità di ricarica e durevolezza è appunto il percaggio trappola base. Diciamo che se potete permettervi un solo progetto per trappola, questa è la via da prendere. Campo elettrico da soffitto. Il campo elettrificato da soffitto, elemento natura, ottimo contro i nemici di tipo acqua, vi consiglio anche questa di percarla in questa maniera, in quanto livello critico, danni critici e danni è sempre la via per andare se possiamo permetterci una trappola. Questa poi anche lei ha una velocità di ricarica, vedete, di 4,2 secondi rispetto per esempio ad altre trappole che vedete la bordata con anche la perk di ricarica 8,5 secondi. Quindi volendo, cosa potete fare su questa trappola? Potete decidere di togliere la perk di ricarica e incrementare ulteriormente i danni, oppure mettere la perk di ricarica e andarla a utilizzare ogni tanto così in mezzo ai tunnel, anche se comunque questa trappola ammetto che l'ho potenziata ma non la uso spessissimo. La particolarità di questa trappola qual è? È quella che colpisce i nemici in un raggio di 3x3 di spazio, quindi non solo sotto di essa ma in un raggio appunto di 3 unità, quindi gli zombie che passeranno anche nei dettagli di fianco verranno appunto colpiti se la trappola è pronta per essere attivata. Poi abbiamo i dardi a muro. I dardi a muro raga sono fondamentali se vogliamo mettere trappole in aggiunta laddove non vogliamo triggerare gli zombie con lo sbalzatore o col pugno a muro. Perché? Perché questa trappola non ha impatto, è l'unica trappola da muro a non possedere impatto. Ciò fa sì che appunto possiamo danneggiare gli zombie senza triggerare il loro salto, senza triggerare il pugno a muro e lo sbalzatore da terra appunto. Sono andato a percarla con danni critici, livello critico, velocità di ricarica e durevolezza, sempre il solito set che vi consiglio di andare se non sapete come andare. Dinamo a muro, anch'esse livello critico, danni critici, danni, velocità di ricarica, ma le
Dynamo Muro, raga, fanno un danno esagerato. Perciò in questo caso, che diciamo che è cambiato un po' il meta da quando hanno inserito le bordate, allora potete decidere di togliere velocità di ricarica, inserire danni critici. Però in questo caso dovete stare molto attenti a dove le mettete. Cioè, non è che dovete stare molto attenti, ricordatevi che le dinamo hanno impatto, quindi dovete stare attenti anche a questo. Però se voi andate a togliere la velocità di ricarica, ricordatevi anche comunque di metterle in punti finali dei tunnel. Insomma, non aspettatevi che una dinamo senza ricarica faccia lo stesso lavoro di una dinamo con ricarica dentro al tunnel. Però ora come ora, in quegli spazi che appunto sono ristretti, dove andrebbe a colpire la dinamo e metterci le due dinamo dai lati, in questo punto io preferisco metterci le bordate, in quanto appunto le palle rimbalzano e continuano a infliggere danno. Insomma, sono parecchio superiori a parer mio. E poi una cosa che appunto limita la dinamo è l'elemento natura. In quel caso, se nascono gli zombie di tipo fuoco, e anche col campo elettrificato, se ci nascono gli zombie di tipo fuoco, noi gli facciamo il solletico, raga. Questa cosa ci tengo a precisarla perché, nonostante siamo nel 2019 a settembre, c'è ancora gente a livello 131 in zona finale di Montespago che usa i campi elettrificati in una tempesta di tipo fuoco. E voi vedete che praticamente gli zombie si curano a momenti, neanche perdono la vita. Comunque, fallo confortevole, raga, è più per divertimento, in sostanza decidete voi, anche se così è come l'ho percato io. Il folgoratore da soffitto, innanzitutto, non è full percato perché, vabbè, ce l'ha mio fratello, quindi mi faccio craftare il folgoratore da lui. Io le ho portate su le trappole per farvi vedere come le avrei percate. Comunque le percherò pure io prima o poi queste. Comunque, il folgoratore da soffitto, anche lei è una trappola di elemento natura. Però è differente, in quanto, sapete, comunque con questa trappola non andremo mai a utilizzarla su uno spawn kill, mai in mezzo a un tunnel. Se proprio, proprio dovete utilizzarla alla fine del tunnel, ma sinceramente neanche quello ormai. Elemento natura, quindi vi ricordo di non utilizzarla contro i nemici di tipo fuoco, e utilizzandola semplicemente alla fine del tunnel, questa è la via da prendere. Livello critico, danni critici, livello critico e danni critici, in quanto appunto non ci serve la velocità di ricarica per quelli che saranno gli smasher che arriveranno in fondo al tunnel. Insomma, non ci serve particolarmente una velocità di ricarica elevata. L'inibitore pattuglie, mi raccomando, full percato anche lui. Ora i lanciatori a muro. I lanciatori a muro sono le trappole più importanti del gioco, secondo me. Lanciatori a muro, trappola a gas e sbalzatore da terra e aculei rallentanti sono le quattro trappole fondamentali del gioco. Tutte le altre poi vengono secondariamente, ma queste, raga, sono fondamentali. Il pugno muro, vabbè, lo conoscete tutti e qual è il suo utilizzo, è inutile ricordarvelo. Impatto e respinta, velocità di ricarica, importantissimo anche mettere due velocità di ricarica dentro i tunnel. Così, in questo modo, due velocità di ricarica full percate. In questo caso io non ce l'ho, le ho tirate su apposta per farvi vedere più o meno come percare il secondo progetto. Se potete permettervi un solo progetto, raga, sappiate che nella mia Montespago hanno solo una velocità di ricarica, perché sennò andremo a perdere troppa durevolezza nei tunnel. Quindi una velocità di ricarica e tutto impatto e respinta. A seconda della vostra durevolezza, cosa potete fare nel vostro pugno? A seconda dei vostri superstiti, se non avete abbastanza durevolezza, cambiate la prima perk e ci aggiungete un'altra perk di durevolezza in alto. Ve lo consiglio caldamente perché i pugni, raga, devono funzionare sempre. Nei tunnel non ci dobbiamo permettere che un pugno comunque venga esaurito o finisca, eccetera eccetera. Se deve esaurire, noi dobbiamo essere pronti a rimpiazzarlo, e noi comunque cerchiamo di rimpiazzarlo meno volte possibili, no? Per questo io vi consiglio caldamente di prestare attenzione alla vostra durevolezza. Percatela veramente, in modo che sprechiate meno risorse, anche se comunque due velocità di ricarica nei tunnel sarebbero comode. Però di conseguenza due velocità di ricarica, raga, nel tunnel fa sì che il pugno si esaurisca ad una velocità pazzesca. Quindi valutate voi anche qua. Luce a muro. Luce a muro è particolare perché anche lei è utile nei muri, in quanto farebbe perdere tempo agli zombie. Utilissima, quindi durata degli effetti in fondo, impatto e respinta, perché ovviamente devono rompergli quello che è il loro scudo di impatto e respinta degli zombie. E due velocità di ricarica, perché appunto pretendo che si attivi il maggior numero di volte possibili. Comunque sarà in mezzo a un tunnel alternato, no? Cioè, se mi esaurisce una luce a muro, comunque non deve essere un problema. In quel caso fa niente, ce la ripiazzo. Beh, la pedana curativa io, raga, non l'ho neanche, diciamo, guardata, nel senso l'ho tirata su un attimo, ma sinceramente vi consiglio di aspettare, di fare qualche prova, ma non vi consiglio neanche di potenziarla perché chiede troppe risorse per essere craftata. Come potete vedere, 15 di erbe fibrose, 6 fiori, 5 di bacon, raga, secondo me
le 15 erbe fibrose sono veramente costose, eh. Pozza di bitume. Sebbene la pozza di bitume abbia un danno veramente elevato, vi consiglio caldamente di percarla in full durevolezza, in quanto appunto questa trappola, se usata comunque nei tunnel, io pretendo che non finisca, pretendo che comunque ci passino sopra 100 zombie e quei 100 zombie vengano tutti rallentati senza aver bisogno di rimetterla. Quindi, visto che ha pochissima durevolezza questa trappola, raga, durevolezza dappertutto. Sbalzatore, attenzione, gli sbalzatori da terra sono fondamentali per l'utilizzo che dovete fare. Perché? Ve lo spiego subito. Innanzitutto questo sbalzatore è quello Killa Smasher, quindi full impatto respinta per far volare gli smasher più in alto possibile e farli prendere più danno possibile da caduta. Anche con una velocità di ricarica riuscirete a fargli danno da caduta, però comunque prenderanno meno danno. Raga, dovete sempre valutare che più saltano in alto, più danno prendono da caduta. In questo caso io ho due trappole che utilizzo, una sotto le scale per appunto rimandare gli zombie indietro, e questa deve continuare a lavorare, raga, due velocità di ricarica, perché appunto gli zombie che arrivano a spaccare in una missione a Monte Spago, comunque sono queste le trappole che utilizzo. Va bene mettere comunque il coso Killa Smasher, ma questa è la trappola che va a difendere il nostro obiettivo da tutti quelli che saranno gli zombie che arriveranno intorno, perché non sempre ci saranno missioni piene di trappole, piene di passaggi, si sa. Questo gioco comunque arriveranno zombie dappertutto. Ecco perché utilizzare uno sbalzatore sotto le scale che respinga gli zombie indietro con due velocità di ricarica ci faciliterà la vita, e non di poco, ve lo assicuro. Trappola a gas. Allora, raga, trappola a gas, come vedete, io ne ho due. Questa è la trappola a gas che vi consiglio se potete portarvene su soltanto una. Optate sempre per questa. Ovviamente danni, danni critici, livello critico, velocità di ricarica e durata degli effetti, anche se comunque sapete, per l'endurance è molto probabile che vi convenga utilizzare la durevolezza se non volete andare out appunto di trappole. Però diciamo che comunque nelle missioni questa è la trappola standard migliore, perché appunto continua a lavorare sullo spawn kill, si ricarica velocemente e infligge comunque abbastanza danno. Allora, a cosa serve il mio secondo progetto di trappola a gas? Il secondo progetto, raga, è sempre una trappola a gas, però senza velocità di ricarica. Attenzione, questa trappola infliggerà un danno ovviamente maggiore, in quanto appunto al posto della velocità di ricarica abbiamo messo danni critici. Però, raga, attenzione a dove utilizzerete questa trappola, perché appunto non si ricaricherà in 5,6 secondi come questa, ma si ricaricherà in 8 secondi. Quindi nello spawn kill assolutamente no. Assolutamente no, raga. Questa trappola va utilizzata anch'essa a fine tunnel, per quelli che saranno appunto i cicciotti, i medio cicciotti, i mostri della nebbia occasionali che arriveranno vivi a fine tunnel, eccetera eccetera. Questa trappola deve infliggere più danno ovviamente dell'altra trappola gas, e essendo a fine tunnel non ci interessa la velocità di ricarica in questo caso. State molto attenti che se potete optare per una sola gas, ovviamente vi consiglio questa. Poi abbiamo la trappola a terra griglia fiammeggiante, elemento fuoco, livello critico, danni critici, danni, velocità di ricarica. Ovviamente, raga, avendo elemento fuoco contro quelli d'acqua non è che ci convenga tanto usarla. Anche la pozza di bitume, è vero, elemento fuoco, ma la pozza di bitume ha un utilizzo diverso. Lei ce li ferma, insomma, non pretendiamo che faccia danno, mentre questa sì, questa se la mettiamo pretendiamo che faccia danno. Io personalmente non è una trappola che uso particolarmente, anche se comunque ha il suo danno notevole e dà i suoi utilizzi. Ovviamente contro gli zombie di tipo natura sarebbe meglio utilizzare questa, però raga, ovviamente questa è meglio utilizzarla in missioni di tipo natura. Trappola congelante. La trappola congelante anch'essa ha impatto e respinta, perché appunto deve rompere quello che è lo scudo di impatto e respinta degli zombie. Due velocità di ricarica, perché appunto pretendo che funzioni molte volte, anche se dall'aggiunta della pozza di bitume ormai la congelante è passata un po' di moda, diciamo, nessuno utilizza più la congelante, perché la congelante doveva ricaricarsi eccetera eccetera, mentre qua proprio chi ci passa sopra viene fermato. Quindi se proprio dovete utilizzare la congelante in qualche posto, doppia velocità di ricarica. E infine i gommoni in caduta. I gommoni in caduta non è una trappola che apprezzo particolarmente, anche se comunque ha i suoi utilizzi, laddove per esempio cade la bomba di lava e non possiamo metterci altre trappole, questa sopra i 3 tiles ovviamente possiamo utilizzarla. Da un'altezza massima di 3 spazi colpisce, quindi dobbiamo sempre metterla all'altezza massima di 3 spazi. E ovviamente questa la utilizzerete nei punti dove le altre trappole non andranno a colpire. In quel caso io posso dirvi che potete anche farne a meno, sinceramente, per il momento, eh. Anche se comunque da veder lavorare è una delle trappole più fighe, secondo me. Concludo questo video col dirvi, raga, che se volete tirarvi sugli aculei di legno a terra, per esempio, e siete un po' out di risorse, se state ben attenti, guardate il progetto leggendario, chiede 8 assi, 2 di nastro e 2 di spago intagliato, mentre il progetto raro chiede solamente 6 assi, 1 di nastro
e sempre 2 di spago. In questo caso riuscirete a risparmiare delle risorse su una trappola che è fatta solamente per rallentare. Mi raccomando, questa trappola non ci interessa che danneggi, ma ci interessa che rallenti gli zombie. Quindi non è né fondamentale il livello, né fondamentale le perk che ci mettete. L'importante è dove le mettete, appunto. In questo caso, se volete risparmiare risorse, vi consiglio caldamente di utilizzare il progetto raro. Per il video di oggi è tutto, io vi ringrazio di aver guardato il video, noi ci vediamo domani, bella bella!